Nuova apertura per Notti d'Oro, la casa del materasso. Il 31 luglio l'azienda ha aperto le porte della sua nuova sede in Corso Umberto a Montesilvano. Il nuovo punto vendita, situato di fronte a quello già esistente, diventa il terzo negozio per la famiglia D'Angelo che continua a investire sul territorio e a consolidare la propria realtà. Un fiore all'occhiello per la città di Pescara, un orgoglio per l'intero Abruzzo, un'attività che si è potenziata nel corso degli anni divenendo simbolo di garanzia e assoluta affidabilità. D'Angelo titolare. Innanzitutto spieghiamo che la vecchia sede non va via, rimane, ma si trasforma in qualcos'altro. Sì, esatto. Molto probabilmente si trasformerà solamente in biancheria e questa nuova sede andrà fatto tutto i letti, materassi e divani. Questa qui è la seconda sede in Abruzzo, ne avete anche una nelle Marche. Sì, esatto. Abbiamo un'altra ad Ascoli Piceno da 40 anni di attività. E ora abbiamo aperto questa terza sede appunto per l'esclusiva dei materassi, letti e divani. Ecco, una scelta non facile in un periodo come questo, quindi un atto di coraggio ma anche di buon auspicio per tutti gli altri imprenditori, no? Sì, più che altro l'abbiamo fatto per le nostre commesse, abbiamo inserito alcune commesse nel nuovo punto vendita e sarà il nostro buon auspicio di intraprendere questa nuova attività. E speriamo bene, speriamo bene. Ecco, quanti ne siete all'interno di questa attività? Quanti dipendenti contate? Siamo 15 dipendenti qui in Abruzzo e altri 7 dipendenti nella zona delle Marche, nell'altro negozio marchigiano ad Ascoli Piceno. E un totale di 22 dipendenti e speriamo ce ne saranno bisogno di altri. D'Oro rappresenta già per la città un punto di riferimento per tante famiglie, per tutti i cittadini, e un punto di eccellenza come questo che riguarda letti e materassi, peraltro unico nel suo genere, diciamo che il migliore in Italia, rappresenta davvero tanto per la città in un periodo come questo, ovviamente, oltretutto che è devastato dalla crisi che tutti quanti sappiamo esistere, e davvero risulta essere un qualcosa di davvero importante sia in termini proprio di offerta ma anche da un punto di vista lavorativo, perché Notti d'Oro rappresenta, al di là di
salario e la qualità, della professionalità e dell'eccellenza, anche un'attività che è data a lavorare a 15 dipendenti. Insomma, in un periodo come questo, tanta roba. Quindi da sindaco della città è un piacere essere qui, oltre che un dovere, e faccio un grandissimo in bocca al lupo ai titolari, ai quali fanno i miei più grandi complimenti per il coraggio e per quello che hanno regalato e continuano a regalare alla città. Sindaco Masci, questa è la seconda apertura in Abruzzo per Notti d'Oro. Ecco quanto è importante per voi avere a Montesilvano una realtà così strutturata e concreta. Sì, la seconda apertura è soprattutto in questo momento in cui c'è la necessità di imprenditori sani, forti, che ripartono dopo la pandemia. Per noi, se in quest'area metropolitana apre un negozio come il Notti d'Oro, è sicuramente un investimento importante per tutta questa realtà. Poi io mi auguro che apra presto anche a Pescara, perché Pescara è certamente una piazza dove attività di questo genere possono svilupparsi in maniera molto concreta, però oramai Pescara e Montesilvano viaggiano insieme, viaggiano all'unisono, sono due realtà che si completano, e quindi è importante che si continuino ad aprire attività in questi spazi. Poi a Pescara noi stiamo investendo molto sulle attività, anche molte zone pedonali dove poter aprire negozi eleganti, di grande fascino, che possano attrarre persone, come sempre per Pescara Piena, perché Pescara è una città di grande capacità attrattiva, ma anche Montesilvano viaggia insieme a Pescara, quindi a noi fa soltanto piacere che queste iniziative aprano a Montesilvano, aprono a Pescara, aprono in quest'area metropolitana, perché così, sviluppando il commercio, si sviluppa l'economia e si crea ricchezza per il territorio. Importante avere showroom di questo tipo, in cui è curato ogni dettaglio, in cui c'è una grande attenzione per l'estetica, con merce per tutti i tipi e per tutte le tasche, e soprattutto con grandissima qualità. Sono punti di riferimento in un momento di difficoltà, ma in cui imprenditori come Tonino
dimostrano invece di avere grande capacità di rilancio, grande solidità. Davvero complimenti a lui, davvero congratulazioni, perché questa è l'ennesima dimostrazione delle sue capacità, della sua lungimiranza, della sua imprenditorialità.